diciamo, capirci, e inoltre accettare la loro rappresenta. Ecco, partiamo dalla prima volta che siamo in quest'aula, il primo bilancio, il primo rendiconto, non discutiamo del 2014, il dato che ricordiamo, abbiamo citato tante volte, è questo, il fondo di 104 milioni di residui. Perché lo cito? Perché era un momento particolare, noi eravamo a fare i consigli comunali, come appunto era la primissima volta, e ci troviamo in una situazione complessa, complessa perché con dei risultati c'è una serie di crediti che di fatto in qualche modo rendono il bilancio un qualcosa artefatto, nel senso che sono delle poste che ci sono, che quindi apparentemente sono presenti, ci permettono magari di dire che il bilancio è pareggio, ma poi di fatto non essendo esigibili, come questo dimostrato nel tempo, sono fittizie. Tenete conto che nell'ultimo rendiconto i residui attivi da 104 milioni sono 40 milioni, c'è stata una pulizia notevole del bilancio. E questa è stata la prima operazione, un'operazione di verità su quelle che erano le reali entrate nel comune di Albion. Il problema è che questo comporta necessariamente un'operazione di revisione, di pulizia dei conti, di aumento delle entrate, perché oggettivamente i problemi in questi 5 anni sono stati anche trovare nuove risorse, e poi dovuto anche al fatto che, per esempio, in termini di risorse che ci arrivano dal Stato ne abbiamo sempre meno. Un altro punto, secondo me, importante, che c'è in questo bilancio di previsione, c'è nel bilancio di previsione dell'anno scorso, ma che al quale sono affezionato, è stata la prima discussione vera con il Consiglio Comunale, è questo: sono 1.100.000 euro della tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno, ripeto, non la ricordo ancora, è stata forse la prima vera discussione che ho fatto con il Consiglio Comunale, è stata un'iniziativa di questa maggioranza istituirla, un'entrata in più, cioè il tentativo di aumentare le entrate, siccome è ben riuscito con una tassa che dissi già altre volte, mi sono giusta e necessaria, cioè giusta perché tutto sommato è corretto che chi usufruisce dei servizi della nostra città ci ripaghi, e allo stesso tempo è necessaria perché, ripeto, le entrate andavano diminuite, bisognava inventarne di nuova. E soprattutto bisognava ridurre le spese, e la riduzione di spese in questi anni è stata progressiva, e questi sono circa 500.000 euro di riduzione solo di fitti passivi, cioè solo dei soldi che pagavano per affitti, e che in questi anni sono andati a decrescere in maniera importante. Non ultimo, anzi ultimo in realtà, in ordine di tempo, lo spostamento degli uffici da casa del caffè, la copertura dell'ufficio relazione con il pubblico, con il turismo, abbiamo riportato gli uffici comunali in centro, scusa, abbiamo ridotto, e non di poco, le spese per questo comune in termini di affitti. Come dice un altro al quale sono molto attenzionato ultimamente, questo è un numero del bilancio di previsione del 2019, e sono il recupero dei illeciti, perché in effetti c'è un problema di riscossione in questo comune che arriva in quasi volontaria, si è deciso tra alterne fortune di esternalizzare, ne approfitto, questo ovviamente è il dato della previsione del 2019, ne approfitto per ricordare, l'ho già fatto molte volte in commissione, che questa è un'operazione giusta, un'operazione di indurre tutti a pagare, bisogna evitare quello che sta succedendo, che è già successo in termini di accertamenti in natura massiva, con un sacco di errori formali, con un sacco di errori sostanziali. Spero e voglio credere che adesso la società stessa ci metterà una pezza, perché questo mi pare importante, perché mi pare che sia giusto che i cittadini che hanno avuto accertamenti nel 2018, presso un piede errato, hanno chiesto di un accertamento, hanno chiesto delle revisioni a tutela, abbiano delle risposte. In sostanza tre operazioni: aumento delle entrate, rispetto all'uscita dalla tassa di soggiorno, ma la ricerca di finanziamenti è stata oggettivamente importante in questi anni, nel senso che non è che ci fossero grandi progettualità come siamo arrivati, se ne sono provate, ci sono andate a reperire risorse, vi ricordo solo le 19 scuole interessate al progetto di scuola della regione, i soldi dei fondi gestiti con la piscina per spazio comunale, la cui che si spera prima o poi andranno a esecuzione, quelli della piscina che invece sono in opera, e le grosse polemiche che sono seguite non si spiegano, chiunque abbia seguito la politica sa che i ritardi di qualche mese sono anche naturali, è un po' credibile che queste polemiche arrivano da chi ci ha riservato in costruzione della piscina all'aperto un 5 anni di un buco lasciato aperto che è una vasca con le zanzare, non era una piscina. Quindi ecco, adesso sinceramente per qualche mese di ritardo credo si possa più che altro capire. Ecco, comunque la progressiva opera di aumento delle entrate, di riduzione delle spese, io questo grafico, perdonatemi, lo faccio vedere spesso, l'ho aggiornato anche da poco, è l'indebitamento pro capite dei cittadini di questo comune. E l'ultimo dato di previsione, l'ho recuperato dalla relazione dei revisori, 703 euro, nel 2011 erano 886 euro, cioè ogni cittadino di
debito pro capita nel personale di 886 euro, oggi lo ha 703. E in tutto questo sono stati avviati nuovi progetti di qualità, sono stati aperti nuovi mutui, quindi vuol dire che l'operazione di risanamento dei fondi è avvenuta. E continuo andando a parlare di quello che è stato io per manutenzione pubblica. Scusate se non vi ho questi cartelli, ma mi servono anche a me per seguire un filo. Questo numero qua, maggiore di 80, questa è la pressione per i simboli matematici, sono in sostanza i cittadini che attualmente si interessano del progetto di cittadinanza attiva. Un'altra operazione importante che è stata fatta in questi anni con la serie di cittadini, cioè con il continuamento, che su base volontaria, ovviamente con un ritorno in termini di riduzione delle tasse locali, si interessano, partecipano alla cura della manutenzione del nostro verde, delle nostre panchine, dei nostri beni pubblici in generale. E vi ricordo anche l'importante investimento che si è fatto in serie di bilancio lo scorso anno sulla società in house, sulla quale abbiamo discusso tante volte. Io credo che dei miglioramenti ci siamo stati e credo che il Consiglio Comunale comunque ha fatto una scommessa sui lavoratori in house. Questo sono i 5.000 pali circa che sono stati sostituiti, quindi un'altra opera di fondamentale importanza di nominazione pubblica, cioè scusate, della manutenzione pubblica, è il cambio del servizio di nominazione e passaggio alla tecnologia LED. E questi sono invece i soldi degli asfalti in questo bilancio. E a proposito degli asfalti, cioè più di 1 milione investito in asfalti in bitumazione di nuove strade e cittadine, è vero, io credo che la prima cosa che salta agli occhi è che qualunque cittadino dice ma avete asfaltato le strade e adesso giustamente, adesso le state tagliando, bucando, eccetera, eccetera. È vero, però vivo anch'io tutti i giorni. È vero anche che questo ci porterà alla fine della rete del gas e che questo ci porterà alla fine a una nuova infrastruttura, diciamo, di condotte idriche, nuove condotte idriche solo nel centro storico sono state sostituite da vano per condotte. Guarda, questo è un dato che vi do come non ufficiale, ma è un dato importante. Sono i metri cubi d'acqua che vanno oggi in scaricati ogni giorno nella città di Alghero. Siamo passati da 24.000 a 17.000 metri cubi. Vuol dire sostanzialmente che questa revisione delle condotte perlomeno ha ridotto e non di poco spreco d'acqua. Avevamo una condotta cittadina con un colore, quindi tutto sommato questo oggettivo fastidio che lo provo anch'io di continui strade bloccate, tagli di strade e quant'altro sta presentando dei risultati. E sempre in termini di numeri, scusate se vi faccio tutte le unità di misura oggi, abbiamo 1300 metri circa, questi sono sempre in termini di manutenzione pubblica, le ringhiere, i metri lineari di ringhiera sostituiti tra Alghero e Ferchiglia. E sempre in termini di unità di misura, questi invece sono 10.000 metri quadri e 20.000 metri cubi. Che cosa intendo con questi? Intendo un'altra opera che è in atto e che io considero una sorta di opera pubblica. 10.000 metri quadri è la superficie circa del Lido di San Giovanni e 20.000 metri cubi circa, ovviamente quanti sono di più, sono i metri cubi di Posidonia che si trovano là e che finalmente sta provvedendo, dopo aver ravagliata, a spostare, restituendo una spiaggia ai cittadini, possibilmente con la costruzione di attrezzature sportive e quant'altro. Questi sono altri due numeri interessanti, mi è piaciuto tirarli fuori perché è una discussione che abbiamo fatto spesso. Scusate se vi metto in parole, sono il 91,4% e l'82% si riferiscono esattamente il 91,4% al grado di, come si può dire, di soddisfazione del servizio scuola bus e l'82% al grado di soddisfazione del servizio mensa. Sono due servizi su cui in questi anni si è lavorato, si sono fatti due nuovi appalti. Io ricordo polemiche infinite su questi appalti. Oggi l'utenza che ne usufruisce è soddisfatta della scuola bus al 91%. Della mensa al 82%, si può fare ovviamente di più, però mi pare che siamo su un'ottima strada, siamo passati con tutte le modifiche che abbiamo visto nei servizi in questi anni. Questo è un numero, diciamo che abbiamo detto tante volte, questo è il numero che si lega alla raccolta differenziata. Alla raccolta differenziata, nel senso che nel mese di gennaio abbiamo raggiunto il 68% di raccolta differenziata, è un numero importante. Ricordatevi che passavamo, anche questa è una discussione che affrontavamo in quest'aula, all'inizio consigliatura passavano da circa il 34% e si narrava di periodi in cui la differenza della città aveva raggiunto il 40%, quindi epoca mitologica sostanzialmente,
per il fantastico, siamo arrivati al 60%, un risultato che è soprattutto da scrivere a merito dei cittadini che piano piano stanno in qualche modo adeguando, informando a un nuovo metodo di raccolta, ma è anche per da scrivere a chi ha ripensato il capitolato e quindi ha salvato l'ambiente, all'assessore, al dirigente, a tutti i dirigenti, amministrazione in senso lato. E quindi, premesso che le tasse sono comuni, sinceramente, io non ho più sono alte, abbiamo iniziato dietro più alta Italia, abbiamo l'impatto, però almeno un piccolo risultato possiamo dire, finalmente si vede una diminuzione della TAI mediamente del 10%, probabilmente legato anche a questo miglioramento nella gestione differenziata e anche al fatto che con la raccolta porta a porta qualche evasore totale è chiaro che abbiamo venuto fuori. E vado a chiudere con altri due numeri, l'ultimo dei quali è veramente molto simbolico. Ma questo è un numero di dipendenti assunti nei 5 anni, assunti a tempo determinato, quasi tutti dietro procedura, o meglio, successivamente a procedura concorsuale. E questo è un numero che vi cito perché sicuramente sarà così un insegnante e mi piace citare una cosa che è presente nel bilancio, una piccola cosa in termini ovviamente di entità, di dimensione della posta. Però una cosa importante, sono le 15.000 euro che ci sono in questo bilancio che serviranno a mandare 3 cittadini di Alghero, 3 ragazzi, con un'esperienza importante di vita, prima di tutto di studio, all'estero, dove è frutto di un rapporto con Interfutura, credo che sia, per le piccolissime cose ne abbiamo tante altre, ma questa mi piace ricordare, credo che si riferisce ad alunni delle scuole superiori in qualche modo, che sono andati in tutti i giorni, e mi pare un'opera importante, una iniziativa diciamo che ho trovato molto condivisibile. Scusatemi se vi ho fatto questa sorta di carrellata di numeri, questa sorta di ragazza pompon, però mi piaceva in qualche modo andare a trovare dei numeri che descrivessero, ovviamente, o perlomeno provassero a dare uno spaccato di quelli che sono 5 anni. Io lo ripeto, l'ho già detto tante volte, non lo so se questi numeri governano il mondo, Platone diceva che governa il mondo, però perlomeno ci permetteranno di capire o meno se